5 anni fa Codemaster ci portò Grid. Il primo Grid fu un gioco dall'animo sia arcade sia simulativo, altamente personalizzabile e capace di rendere la vita difficile a Gran Turismo e a Forza Motorsport. Oggi con Grid 2 si punta su un approccio maggiormente arcade, forse anche un po' meno personalizzabile, ma comunque apprezzabile. Il gioco si divide in due parti ben distinte, una carriera e una modalità online. Esse sono completamente separate tra di loro e quindi ci permetteranno di affrontare il gioco in due modi effettivamente distinti. La carriera per giocatore singolo di Grid 2 si basa sul reclutamento del nostro personaggio presso un ricchissimo, impresario che vuole creare una propria lega mondiale di corse. Per farlo verremo gettati subito nella mischia in quel di Chicago e dovremo dimostrare in questa prima gara di essere noi gli uomini che sta cercando. Il gioco si presenta estremamente bene e il suo animo arcade fa subito capolino. Come vedete, i danni sono implementati in maniera esemplare, qui abbiamo perso un pezzo di paraurti. Abbiamo diverse visuali disponibili, questa è quella da terra, poi ce n'è una sul cofano e poi ovviamente quelle sul retro dell'auto. Purtroppo manca completamente la visuale dall'abitacolo, che era un punto forte del primo grid, ma è stato ripreso il flashback. Come vedete, in questo caso basta premere Y per far partire questo riavvolgimento del tempo, ne potremo fare solo 5. Ci permetterà di riprendere la gara dal punto in cui decideremo. Ci viene quindi spiegato che la popolarità, soprattutto su YouTube, come vedete in questo caso, ci può portare nuove gare e nuovi traguardi. Per iniziare a macinare vittorie, veniamo accompagnati qui ad Indianapolis, dove dobbiamo eseguire un giro di prova. Questo giro di prova, forse ancor più della gara precedente, ci spiega diverse meccaniche del gioco. Una tra le più importanti è proprio quella della derapata. La derapata non è esagerata come per esempio in Ridge Racer, però fa comunque parte del gameplay stesso del gioco. La derapata si effettua premendo il freno, curvando e a quel punto riaccelerando. Così facendo potremo affrontare le diverse curve che ci vengono proposte e grazie ad una fisica piuttosto permissiva percorrere ad alta velocità le curve che ci vengono proposte. Qui, come vedete, i danni sono nuovamente implementati a perfezione e solo a questo punto possiamo effettivamente iscriverci alla World Racing Club. Come la tradizione, Codemaster ci permette di scegliere un nome, anche un nome reale, come il nostro Andrea, e di sentirlo poi chiamato durante le gare stesse. Le difficoltà sono parecchie, ce ne sono diverse, sono 5, e anche i danni possono essere integrati in maniera completa o solamente visiva. Questa è la schermata che vi troverete per scegliere le varie gare. E potremo appunto verificare gare frontali, promo e autosfide. Solo in seguito si sbloccherà una nuova finestra che ci permetterà di affrontare le finali della Lega stessa. Questa è una gara, è una delle prime gare che facciamo e questa gara in particolare non si svolge su un circuito. Non tutte quindi si svolgono a giri, ma alcune si svolgono semplicemente da punto a punto. Questa è una di quelle che ci è piaciuta di più, in quanto è altamente pericolosa, visto che in molti casi ci si muove in una strada attraverso una foresta e non sempre ci sono i guardrail diciamo, riparare la nostra auto dagli urti contro gli alberi. Le gare si svolgono contro 8 partecipanti, in questo caso ne vediamo però soltanto 6,
online si arriverà fino a 12, ma per l'online ne parleremo tra un pochino. Qui, come vedete, i ribaltamenti sono estremamente frequenti. E quindi i flashback tornano per fortuna a salvare tutta la gara. I flashback, come dicevamo, sono 5, ma possono essere utilizzati a piacimento dal giocatore. Se preferite un gioco più simulativo, per quel che è possibile, ovviamente, visto la fisica dell'auto, potrete decidere di non usarli e riavviare piuttosto la gara, altrimenti vi verrà comunque in aiuto e vi eviterà di ricominciare una gara da capo nel caso anche di un piccolissimo errore. Questo è un replay, come vedete i replay sono piuttosto curati, sia nella regia sia nella musica, musica che invece è praticamente assente durante le gare. E ora invece vi facciamo vedere un frontale. Il frontale è stranamente tradotto così perché sarebbe più corretto chiamarlo testa a testa. Ci offre una serie di sfide che andranno affrontate contro un singolo rivale. Di solito è un giro solo su un tracciato specifico in cui dovremmo arrivare prima del nostro avversario. Questa è Miami, è una location nuova, quindi vi facciamo vedere qualcosina in più. Ovviamente alla fine di ogni percorso, di ogni giro, se avrete vinto, dovrete affrontare l'avversario successivo. Solitamente sono 4. In questo caso li vediamo. Qui invece si torna a Chicago per raccontarvi del Live Roots. Live Roots è una caratteristica specifica di Grid 2 che ci permette di affrontare delle corse assolutamente imprevedibili. Questo significa che, se date un'occhiata in basso a sinistra, la mappa è assente e quindi non avete più da compiere un percorso prestabilito, ma il percorso verrà creato all'istante dal gioco stesso. Quindi una curva che in questo caso noi stiamo facendo a sinistra, la volta successiva potrebbe essere a destra. Questo ci obbliga quindi a rimanere sempre concentrati e a studiare attentamente le traiettorie. Alcuni percorsi, alcune curve, poi piano piano le conosceremo, però rimane comunque difficile rimanere concentrati sul percorso stesso. Ora, in questo caso, vi facciamo un esempio. Come vedete, abbiamo imboccato un tunnel e alla fine dello stesso dobbiamo curvare a sinistra. Curvando a sinistra, noi continueremo la nostra gara e ora qui la acceleriamo anche solo per velocizzare un po' la visione del filmato. Ma dopo curve su curve potremo ritrovarci nuovamente all'entrata del tunnel che abbiamo visto precedentemente e, dopo averlo affrontato, non dover più girare a sinistra, ma bensì procedere dritti per tagliare il traguardo. Come vedete, qui avevamo girato a sinistra, invece stavolta andiamo dritti e tagliamo il traguardo. Questo è Live Roots, una caratteristica piuttosto interessante che ci permette quindi di affrontare gare sempre diverse tra di loro. Dopo aver visto la gara e i frontali, vi facciamo vedere l'autosfida, un'autosfida. Questo è l'unico modo che avrete per guadagnare le auto. Non dovrete comprarle, ma dovrete semplicemente vincere alcuni eventi. Eventi che banalmente vi chiedono di completare un giro di una pista specifica entro un tempo stabilito, in questo caso 1 minuto e 2 secondi. Arrivando al traguardo entro quel tempo, la vettura entrerà nel vostro garage e potrete utilizzarla a piacimento all'interno delle gare stesse. Discorso diverso invece per le gare promo. Le gare promo sono delle gare di abilità in cui non conta soltanto la velocità e la precisione. In questo caso, per esempio, vediamo il sorpasso. Questa particolare modalità richiede di superare questi grossi fuoristrada cercando di evitare il loro contatto. In questo caso, andando a toccare, a provocare un incidente, la catena combo verrà riportata a 100.
Ogni volta che invece supereremo con successo un avversario, quello successivo farà più punti, in questo caso 200, 300, 400 e via così. Arriviamo ora a parlare invece del comparto online, un comparto online che ci ha un po' indispettito, più che altro perché non ci è sembrata così grandiosa l'idea di dividere la carriera per giocatore singolo e quella per multigiocatore. Intanto solo nella carriera online potrete modificare le vetture. Le modifiche non sono particolarmente tecniche, come vedete basta comprare una tacchetta di motore per aggiungere velocità e migliorare le prestazioni. Però è un peccato che questo non sia stato utilizzato anche nella carriera in singolo. Come vedete online ci saranno disponibili 4 livelli che al quarto permettono l'utilizzo di vetture decisamente performanti e difficili da domare. Invece quello che offre l'online, oltre alle classiche sfide contro altri giocatori, c'è la modalità sfida globale. Ci permette di affrontare alcuni ghost all'interno di eventi che vengono cambiati settimanalmente. In questo caso noi possiamo scegliere tra questi eventi, che ovviamente cambiano anche il percorso che dovremo affrontare, e poi ci portano in pista per appunto cercare di battere un tempo che viene segnalato in maniera abbastanza chiara da questa ghost car, dal tempo di un altro giocatore che ha affrontato la sfida e l'ha battuta in 1 minuto 42 e 899 millesimi. Riuscendo a superare questo traguardo, arriveremo a vincere una medaglia, in questo caso un argento, che ci permetterà di acquisire alcuni punti esperienza per migliorare il nostro livello online e registrerà il nostro tempo per amici e altri che saranno collegati al nostro account. Se invece sceglieremo di giocare contro altri avversari umani e non contro i loro tempi, si apre una scelta decisamente vasta tra i circuiti che potremo affrontare, tutti presi di peso dalla componente single player. L'aver abbandonato le orme del primo grid rendono questo seguito piuttosto complesso da definire. È un gioco notevole e divertente, che però manca di una natura tutta sua. Le sue caratteristiche infatti sono piuttosto ambigue, non proponendo una guida arcade come per esempio un Need for Speed Most Wanted, ma nemmeno un livello simulativo simile al Formula 1 di Codemaster stessa o comunque a quello di Forza Motorsport o di Gran Turismo. Il gioco in sé quindi non può offrire niente di particolarmente originale e la stessa progressione della carriera per giocatore singolo soffre di alcuni difetti piuttosto evidenti. Intanto la sua linearità estrema non ci rende veramente padroni della nostra carriera. E poi la scelta di inserire le modifiche alle auto solo nella componente online è piuttosto curiosa e anche poco apprezzata da chi invece preferisce giocare per i fatti suoi. Grid 2 rimane quindi un ottimo gioco di guida, che però a causa della sua natura ibrida poco chiara non riesce a spuntarla contro gli avversari che vi abbiamo appena nominato. Se però preferite un approccio più diretto ed immediato, Grid 2 potrebbe comunque far per voi.